Nuova pillola di Spaghetti Forex. Abbiamo scritto sulla copertina del video le definizioni. Spieghiamo un paio di cose, puntini puntini. Allora, perché dico le definizioni? Devi sapere che la moda del momento per molti hater, criticoni, ma anche altri canali YouTube veri e propri, no? Che non si capisce, no? Se fanno questo per attirare più visualizzazioni, sembrare in qualche modo più credibili o colti, non so, preparati, oppure forse se fanno questo per rendersi totalmente più ridicoli, non si capisce. Comunque la moda, no? Tra chi ci critica tentando di screditare tutto ciò che abbiamo spiegato nei 400 e passa video pubblicati nel canale YouTube di Spaghetti Forex, oggi come oggi è quella di utilizzare come argomento proprio le definizioni, cioè andando a vedere la parolina, no, l'eventuale errore di un video dove appare, no, un attimo o diciamo una scritta, oppure si dice una parola forse sbagliata per un secondo, ripeto, in un video su 400 e passa video totali pubblicati, per dire: guardali, beccati, questi ignorantoni schifosi non sanno nemmeno come si dice questa cosa, io non li seguirei perché certa gente non merita nemmeno, no, di stare su YouTube, che schifo, scandalo, eccetera eccetera eccetera, cioè, ok, proprio con insulti, proprio siamo arrivati agli insulti veri e propri, no, qualcosa di pazzesco. Molto bene, quindi ora assunto che abbassare a questo livello la discussione, no, è al limite del ridicolo, quindi te lo dico già, faccio questa pillola solo per rispondere, perché comunque penso che possa essere utile forse per qualche ascoltatore, ma non torneremo più su questo argomento perché, come vedrai, è qualcosa di banale ed anche abbastanza ovvio. Questi personaggi parlano da soli, ma se qualcuno degli ascoltatori magari distrattamente non se ne rendesse conto, insomma, almeno una volta dobbiamo dirlo. Bene, quindi facciamo due premesse prima di spostarci al computer e vedere questi gravissimi, no? Questi gravissimi errori di definizione che Spaghetti Forex ha commesso. Allora, uno, tutti potrebbero anche sbagliare nella vita, no? Cioè il fatto che uno eventualmente, attenzione, dico eventualmente, si sbagli a dire o scrivere una parola, non credo che sia motivo valido, no? Che sia una giustificazione per insultarlo a morte e sostenere che tutto quello che dice sia una castroneria pazzesca. Insomma, credo che una persona che si comporta così dice molto di più a proposito di se stesso che nei riguardi di chi forse, ripeto forse, ha commesso l'errore incriminato. Errore gravissimo, scandaloso ed inaccettabile. Dopo lo vedremo. Facciamo un po' di suspense. O suspense. Ho sbagliato, taglia, taglia, che se no mi linciano. Due, gli errori, o anzi i presunti errori mortali, spesso e volentieri non sono affatto errori, ok? Cioè, qui mi viene un po' da ridere, diciamo che a maggior ragione, quando si utilizzano questi argomenti, li metto tra virgolette, gridando allo scandalo, no? Con anche un fare da professore della domenica, diciamo, sono, credo, atteggiamenti poco sensati a livello di argomentazione in generale, ma se poi addirittura l'errore che si sottolinea e si indica come letale, no, come qualcosa di insopportabile, inaccettabile, alla fine poi non è neanche un errore, si finisce solamente per fare una sonora figuraccia e confermare il bassissimo livello sia dell'argomento sia e soprattutto di chi utilizza proprio questi argomenti. Insomma, adesso poche chiacchiere, andiamo al PC per vedere il podio, diciamo, ovvero le tre critiche numero uno, le prime tre, diciamo, le più importanti, basate proprio su presunti errori di dicitura, scrittura o definizione che ci vengono imputati. Mi raccomando, mettiti comodo perché ne vedrai delle belle, c'è veramente da ridere, sì, perché arrivati a questo punto, ragazzi, io non so più cosa fare se non prenderla in ridere. Vai! Allora, come al solito, eccoci qua al computer, andiamo subito a schermo per fare questo video trashata micidiale. Sono su Google, io ho già fatto delle ricerche, ovviamente sono tre le grandi critiche che si fanno su definizioni barra
diciamo così, parole sbagliate, piuttosto che andiamo a vedere. Numero uno, quando diciamo che facciamo scalping, quindi strategia di scalping, quindi lo scalping di Spaghetti Forex, eccetera eccetera. Vorrei fare una cosa un po' veloce, per questo che parlo molto così velocemente, non merita più di tanto tempo in realtà tutto ciò, però fa ridere e andiamo a vedere perché è veramente comica dopo un po'. Allora, ovviamente il trading online è un ambito non regolamentato, quindi di conseguenza la definizione di scalping è un po' soggettiva, ok? Quindi non puoi venire a dire che non è scalping perché lo scalping è quello che faccio io e non è quello che fai tu. Diciamo che ci sono delle regole generali per valutare se un'operatività è possibile definirla scalping, però non è che lo scalping si fa per forza guardando il grafico a tick o operando per forza sui futures piuttosto che sui CFD, non c'entra nulla, ok? Perfetto, io qua ho già preso tre siti a caso, no? Che parlavano di questo, per essere veloci, questo è money.it. Cos'è lo scalping? Lo scalping è una procedura nel trading veloce che mira a realizzare profitti da piccole variazioni di prezzo su un mercato finanziario. Questa tecnica è basata sull'apertura e la chiusura rapida delle posizioni, no? In un ristretto periodo di tempo, spesso solo pochi minuti o addirittura secondi, quindi direi che ci siamo perfettamente, nel senso che considerando che c'è chi opera in H8 operando in M1 e chiudendo anche diciamo in 15 minuti, no, direi che ci siamo, nel senso quando è che diventa intraday, ragazzi? Insomma, non lo so, quando fai un'operazione al giorno, non lo so, cioè, capito? Il confine è molto labile. Per quanto riguarda Spaghetti Forex, io posso dire che personalmente io mi approccio con un'idea di scalping, no? La famosa rapina che dico sempre che voglio andare a fare, quindi apertura e chiusura veloce per portare a casa un risultato. Però poi se le cose mi vanno male, ok, applico una gestione dinamica delle perdite, che il famoso schiacciamento delle perdite, che insomma mi potrebbe portare a diventare un trader intraday, ecco, anche insomma. Però non è un problema questo, cioè nel senso non è la definizione quella che secondo me fa sì che il concetto sia sbagliato, anzi è un concetto molto valido. Ripeto, farò passare tutti i video ai quali faccio riferimento a schermo, trovi tutti i link in descrizione sotto a questo video che stai guardando. Mi raccomando, se non hai ancora capito di cosa stiamo parlando, per favore vai a vederle, perché sono delle tecniche, dei metodi molto 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 validi, posso garantirlo, perché li uso da anni e ti danno la possibilità di generare dei profitti costanti. Ovviamente li spieghiamo e utilizziamo anche degli strumenti appositamente sviluppati per appunto poter eseguire queste tecniche al massimo delle loro potenzialità, però comunque spieghiamo tutto gratuitamente, quindi vai a vedere questi video per favore, anche se non sei d'accordo con noi, prima di commentare per favore vai a vedere questi video che vedrai passare a schermo, molto importante. Andiamo avanti, questo è moneyfarm.com. Scalping trading che cos'è? Uno stile basato su un numero elevato di operazioni giornaliere con profitti ridotti. Vabbè, profitti ridotti, profitti non ridotti, quello è sempre soggettivo, diciamo. Però diciamo uno stile di trading che apre più operazioni al giorno, ok? Io ho fatto vedere che in un mese, tradando meno di un'ora al giorno e neanche tutti i giorni, con il nostro metodo ho aperto quasi 200 operazioni, quindi direi che sono molte operazioni al giorno, anche qui ci siamo. Scalping, definizione, IG, allora nel trading lo scalping è la pratica di aprire e chiudere operazioni molto velocemente, ok? Vorrei che fosse chiaro, si tratta di entrare e uscire velocemente, ma questo velocemente non ha una definizione, cioè non è che se lo fai in un secondo che sei più veloce di chi lo fa in 5 minuti, tu fai scalping e io no, ok? Perché comunque c'è anche chi opera guardando H8 e opera in le lascia aperte 6 mesi le operazioni, non lo so, capito? Vorrei che fosse chiaro, quindi è molto soggettivo. Comunque, vogliamo dire che quello che fa Spaghetti Forex non è scalping? Va bene, non è scalping, chiamalo come vuoi, io lo chiamo scalping, perché comunque l'approccio che ho inizialmente quando apro operazione è quella di fare una rapina veloce, e quindi scalping, ok? Fatto sta che quello che fa Spaghetti Forex, chiamalo come ti pare, ma è andare in profitto con metodo, ok? Perfetto. Andiamo avanti, seconda criticona che ci è stata fatta, diciamo la mettiamo sul podio,
ci hanno detto che noi diciamo convalidare e non validare. Quando si tratta di convalidare, cioè io faccio una strategia, poi la devo convalidare, ok? O validare, perfetto. Noi diciamo convalidare. Grave errore, perché non si dice così. Cosa dite? Siete matti? Fate schifo? Chiudete tutto perché non capite niente. Bene. Se io scrivo banalmente, no? Validare significato su Google, non c'è bisogno di andare a scrivere chissà cosa, ok? Salta subito fuori il dizionario generale, non lo so, di Google, non lo so. Allora, validare, ok? Verbo transitivo, validare è un verbo, no? Verificare la validità di qualcosa, giusto? Però al numero 2 c'è scritto convalidare. Cioè, ragazzi, è un sinonimo. Convalidare, convalida e validare significano la stessa cosa, cioè verificare la validità di qualcosa. In questo caso, convalidare la strategia è esattamente come dire validare la strategia, ok? Se io vado giù, ok, e vedo la Treccani, non Pinco Pallo, la Treccani, cioè enciclopedia della lingua italiana da forse centinaia di anni, non lo so, ok? Pari alla Zanichelli piuttosto che, e vado sotto, vedi qui, validare, vocabolario online, per carità, ok? C'è qui uno, convalidare, rendere valido, verificare la validità di dati, informazioni, ricerche attraverso opportuni procedimenti. Cioè, quindi validare e convalidare sono sinonimi. Cioè, qui si parla proprio della lingua italiana. Abbiamo un problema tecnico di... insomma, non lo so, neanche forse voglia di andare a cercarlo prima di fare una critica. Stiamo parlando di niente. Andiamo avanti. Terzo erroraccio fatto da Spaghetti Forex che ci mette alla gogna è flottante o fluttuante, nel senso che noi diciamo drawdown flottante. Ma cosa dici? Sei matto? Flottante, le flotte, le navi, cos'è sta roba? Non capite niente. Non vi considero neanche come delle persone che si possano in qualche modo insomma definire qualcuno che fa trading. Fate schifo, via via via, non guardo neanche i vostri video perché avete detto flottante invece che fluttuante. Allora scriviamo come i bambini all'asilo: flottante o fluttuante? Viene subito fuori la Treccani. Allora, nel linguaggio economico finanziario, sinonimo di fluttuante, ok? Cioè che è soggetto a fluttuazioni o oscillazioni. Il cambio flottante o fluttuante, cambio non mantenuto a un dato livello, ma lasciato libero di oscillare. È sempre la Treccani, ok? Flottante, ok? Vorrei che fosse chiaro. Cioè, voglio dire, stiamo parlando dell'ABC della lingua italiana. Adesso qua è sparito tutto, no, è tornato, perfetto. Ok, nel linguaggio economico, ripeto, e finanziario, sinonimo di fluttuante, ok? Stiamo parlando di flottante, quindi non ci sono le flotte navali, non ci sono altre scemenze che vengono tirate in ballo da gente che vuole criticare, facendo anche gli spiritosi, che poi alla fine della fiera sono solamente, non mi fate insultare le persone, ok? Ovviamente noi non ci riferiamo mai a qualcuno in particolare, però voglio dire, è qualcosa di assolutamente ridicolo. È un sinonimo, fa riferimento al drawdown flottante o fluttuante, comunque praticamente è soggetto a fluttuazioni. Perché? Perché il drawdown diventa effettivo quando chiudi l'operazione, ok? Finché l'operazione rimane aperta e hai un profitto negativo di quell'operazione che varia, cioè fluttua, no? Soggetto a fluttuazioni, perché il prezzo si muove, no? Ok? Rimane un drawdown, perché se chiudi andrebbe comunque, no? A diminuire il tuo saldo del conto, quindi andrebbe in drawdown reale. Però non è un drawdown reale, perché tu non hai ancora chiuso, magari riesci a tirarla in positivo, magari si gira il prezzo e alla fine chiude in positivo e non fa drawdown perché guadagni. Quindi lo chiamiamo drawdown flottante o fluttuante, è un sinonimo e significa che è soggetto a variazioni. Quindi anche qui bastava avere, prima di sparare un video di merda, scusatemi, o prima di fare un commento del cavolo, bastava semplicemente scrivere fluttuante o flottante, perché ho un dubbio. No, spariamo subito il video dove spariamo grandissima cacca in faccia agli altri per screditarli, perché noi siamo i fenomeni.
bei fenomeni, cioè nel senso che si finisce poi per fare anche delle figuracce devastanti. Bene, detto questo, io non ho altro da aggiungere se non la solita frase. Ricordati sempre che questa è la strada.